Oggi prepariamo insalata di riso super facile e gustosissima. Scoprite insieme a me la ricetta. Prima di incominciare il video, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere il mi piace. Per questa ricetta avremo bisogno di 350 g di riso, 250 g di dadini di prosciutto cotto, 200 g di formaggio a passatura che può essere un groviera, edamer, caciocavallo, scamorza, come preferite, circa 240 g di tonno sgocciolato, circa 200 g di piselli. Dobbiamo cuocere il riso al dente, quindi dobbiamo togliere circa 2 minuti dal tempo di cottura indicato sulla confezione. Nel frattempo che l'acqua bolle, facciamo sbollentare i piselli per circa 4-5 minuti. L'acqua bolle, aggiungiamo un pizzico di sale grosso e aggiungiamo il riso. La fiamma, lasciamo andare il riso per circa 10 minuti. I tempi di cottura indicati sulla confezione sono 12, ne lavo 2, quindi intorno a 10 minuti. Io in questa ricetta utilizzerò anche circa 80 g di olive nere da forno denocciolate. Questo tipo di preparazione non richiede tantissimi ingredienti, poi va molto in base al proprio gusto, alla propria scelta personale. Potete sbizzarrirvi con tutto ciò che vi piace, quindi non ci sono regole precise. Il prossimo passaggio è fondamentale. Prima di preparare e iniziare la ricetta, vi consiglio di utilizzare due teglie e riporle. Metterle nel freezer in modo tale che diventino molto fredde, così il riso a contatto con la superficie fredda della teglia tende a raffreddarsi in modo molto velocemente. E per evitare che i chicchi di riso si appiccicano tra di loro, vi consiglio di utilizzare due teglie. Distribuiamo il riso sulla superficie. Come possiamo vedere, i chicchi non si sono attaccati. Perfetto. Il riso è freddo, quindi possiamo aggiungere all'interno di una ciotola. Aggiungiamo un filo di olio per stemperare perfetto. A questo punto cominciamo ad aggiungere il resto degli ingredienti. Aggiungiamo un po' di tonno, un po' di piselli, un po' di formaggio, un po' di olive, un po' di dadini di prosciutto e mescoliamo. Proseguiamo fino all'ultimo strato. Ecco qui la nostra bella insalatona di riso. Con queste dosi andranno bene per circa 4-5 persone. Siamo pronti per impiattare. Un piatto unico,
semplici ingredienti, ma veramente, veramente buono, assolutamente da provare.